Buongiorno, io ora sono seduta sulla finestra, che sto aspettando che la Patti e Stefano ci vengano a prendere. Poi non so ancora precisamente cosa faremo, so che probabilmente a pranzo andremo a mangiare il sushi. E niente, quindi ci vediamo quando arrivano loro che vi facciamo sapere cosa facciamo. Abbiamo portato il sole! Ciao sole, ciao sole, Me la puoi ciao rifare? Stefano, ciao sole. ciao Sì, abbiamo portato il sole! Guarda, aspetta che ti chiedo. Ciao sole. E abbiamo la salute. Adesso andiamo a fare un giro in centro. Sì, andiamo a cercare dei guanti. Per la Patrick. Perché non ho dei guanti. Sono miei. Come te lo chiami? No, ha detto in una maniera strana l'ultima volta che sono venuta qua. Eh no, Stefano lo chiamavano quando siamo andati in Spagna. Tipo non so per pronunciare il cognome, l'ho chiamato Stefano, ti ricordi? Dai, che cognome era per registrando. Mare, stiamo registrando. Allora? Non volevo dire il cognome. Ho detto Ficera. Ficera. Doraemon. Vengono ripartiti e poi scontate del 15%. Ah, sì. Quel rimanete del 15%. Proprio controllare quello che ci poteva. Devo fare le facce strane, le foto. No, ma per questa cosa stai facendo? Stai riprendendo? Non lo vedo. No, non si fa. La Patti è impazzita! Si è data le canzoni truzze! Comincia la canzone Patti, no, incomincia adesso la canzone Patti, comincia adesso la canzone, vai vai vai. Welcome to the jungle, bitch. Patti, questa proprio. Oddio. Guarda così che lei. Oddio. Ma è ascoltabilissima. Welcome to the jungle, bitch. Ora siamo ritornati a casa. E niente, sono le 4:26. Sto ancora aspettando che il vlog che ho messo in carica questa mattina si carichi e vada su YouTube, cioè ti giuro. Ho incominciato alle... l'ho messo in carica alle 9. Sono 4:30 e manca ancora mezz'ora. Una cosa assurda. Comunque ora siamo qui in camera, vero Cucciolz? Sì. Siamo qui in camera a riposarci un pochino. E dopo ci prepariamo. Ah, ho trovato l'eyeliner in gel di Wicon, YJ-con, non so come si chiama. Wicon, lo dice lui. Che io non avevo mai visto questo marchio. Appunto c'è solamente qui a Trieste il negozio, o a Roma mi pare. Comunque se dalle mie parti non c'è. E ho provato a prendere l'eyeliner in gel, che lo stavo cercando da un sacco. L'ho trovato a 5,90€ e stasera appunto più tardi, dopo aver fatto la doccia e tutto, lo provo. Spero che vada bene e vi faccio sapere sicuramente come mi troverò.
E andiamo a mangiare lo sushi. Stasera non vedo l'ora. Sushi buonissimo lì, secondo me eccezionale. Scusate, questo è il cuscino. Sono collegata sul letto. Questo qua è il cuscino. E niente, ci becchiamo più tardi, quando siamo pronti per partire. Adesso Barbiella sta guardando i cartoni animati. Cosa stai guardando? Doraemon. Ah, Doraemon. Adesso, boh. Qua prendono pochi canali, gli unici canali che prendono è Taglia 1 e Boeing. No, no, prendono tutti, solo che... Lui guarda i cartoni, che fa prima? Comunque la Patti prima mi ha fatto un regalino e ora vi mostro cosa mi ha preso, quella pazza. Allora, praticamente sono tutti questi prodotti della Coop, Vivi Verde della Coop, e ora vi mostro cosa mi ha preso. Dunque, questo è il detergente, gel detergente rinfrescante, che non vedo l'ora di provare. Tonico purificante rinfrescante. Scusa per la televisione. Qui c'è il latte detergente delicato. Poi questa è una crema mani idratante. Ah sì, questa qua è la crema contorno occhi, che non ho mai provato una crema contorno occhi, non vedo l'ora di provarla. Stasera, domani provo tutto subito. E mi ha preso anche una crema viso idratante, provo subito anche questa. E come ultima cosa, il balsamo labbra idratante protettivo. Cioè è una pazza, ha preso tutte queste cose qua. E secondo me sono buone, perché ho sentito parlare molto bene del marchio Vivi Verde di Coop. Qui c'è Barbio. Ciao Barbio! Ciao. Guarda qua! E quindi è l'ora di provarli. Se mi trovo bene, se mi trovo bene, vedo di fare una bella recensione. Che la Patti ha detto che si trova veramente molto bene con questi prodotti. E non vedo l'ora di provarli pure io. Vedremo. Già le confezioni, quando... Già se ti ispira la confezione, secondo me è una buona cosa. Poi dipende, ovviamente non è che... grazie alla confezione capisci se è una cosa buona o no. Però, tipo, non è testato su animali. Senza, c'è scritto, penso tutti i prodotti, senza. Oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG... polimeri sintetici, si dice così, quindi devono essere buoni. Questo mi ha preso di Patrizia, che lei guarda sempre l'Inci. Vedremo, mi ispirano molto. Wasabi creme. Ti piace wasabi? A chili. Ma no, gli serve per il raffreddore, fa passare tutto. Mm-hmm. Allora, bene che c'è un po' di raffreddore io. Quello verde. Allora, questo qua è Stappa. Salmone normale? Sì. Sì, è creme. Questo qua è California. Non puoi assaggiare? Ah, siamo sì, la... Bene. Lo scoppio ritardato. Bene. Buon appetito. Altrettanto. Ti stappa veramente il naso. No, grazie, mangia. Quella è una radice bianca, no? Spiegati. Mangia. No, non parlano solo. È già freddo? Siamo già tornati a casa e vabbè, mi sono già struccata e tutto, sono già pronta per andare a letto. Sono già le 11:30. Però ora spero di riuscire a guardare una puntata di Breaking Bad, che siamo già alla quinta stagione e vediamo di riuscire a finirla, andare al mese prossimo. Sì, siamo al 25. Speriamo. Quindi niente, domani non penso che farò video, ma faremo solamente foto, magari perché è l'ultimo giorno che li vediamo. E sinceramente mi dispiace perché mi stavo già abituando, però vabbè. La continuerò a sentire per email come sempre. Spero che questi vlog vi siano piaciuti. Vi mando un grosso bacio. Buonanotte, perché adesso io ho letto. E niente, ci si vede al prossimo video. Ciao!